Anteprima di Chimera, oggi tratteremo un argomento decisamente molto delicato, ovvero l'uccisione dell'orsa marena, e lo faremo, come sempre, in modo autorevole, intervistando lo specialista che ha fisicamente eseguito la necroscopia sull'animale. Qualche secondo e iniziamo. Il Barbershop Mancini è un nuovo concetto di barberia dove esperienza, innovazione e puntualità sono i nostri punti di forza. Offriamo anche prestazioni di eccellenza uniche nel territorio, quali hair tattoo e barba con vaporizzazione e ozonoterapia. Il Barbershop Mancini è il luogo ideale per chi ama prendersi cura dei propri capelli, barba e del proprio tempo. Ci troviamo in via Mazzarini numero 47 ad Avezzano. Barbershop Mancini. Io mi chiamo Roberta, ho 36 anni e sono mamma di Gabriele e di Leonardo, di 7 e 2 anni. Lavoro in eccellenza medica fin dalla sua fondazione e ad oggi ricopro il ruolo di manager. Oltre il 75% delle persone che lavorano qui sono donne ed hanno meno di 40 anni. La ricerca scientifica negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, soprattutto nel campo della medicina. Chiaramente questi enormi progressi sarebbero del tutto inutili se non fossero accessibili a tutti. Ed è proprio questo che noi facciamo in eccellenza medica: mettiamo a disposizione di tutti i cittadini le più efficienti ed avanzate tecniche di cura erogate da professionisti di altissimo livello, selezionati da noi con estremo rigore. I nostri pazienti possono prenotare le proprie cure mediche attraverso i nostri professionisti, dal loro smartphone o dal loro PC, senza perdite di tempo, in modo veloce ed intuitivo. Ci dedichiamo ai nostri pazienti sicuramente con amore, con passione, ma soprattutto con tanta comprensione. Parlando dei nostri risultati, solo lo scorso anno si sono rivolti ad eccellenza medica oltre 36.000 persone, anzi 36.000 più uno, cioè io, perché io e la mia famiglia ci fidiamo dei nostri medici. Eccoci, finalmente partiamo. Gli ospiti di questa trasmissione: Roberta Catania, criminologa e psicologa forense da remoto. Salve dottoressa Catania, grazie per essere qui con noi e per aver accettato l'invito. La dottoressa Catania ci aiuterà un attimino a comprendere, sotto l'aspetto psicologico e criminologico, la questione che ha riguardato l'uccisione dell'orsa amarena. Secondo me è un passaggio fondamentale, lo vedremo poi nel proseguo della puntata. Dottor Rosario Fico, medico veterinario forense, che ha effettuato, dottor Fico, la necroscopia sul corpo dell'animale. Lei ha un ruolo, secondo me, ribadisco, fondamentale, perché diciamo, dalle sue risultanze dipenderanno molti aspetti del dibattimento che inizierà ormai a brevissimo. L'altro ospite, dottoressa Veronica Ruggero, il nostro pilastro giornalistico, nonché autrice di questa trasmissione, ci aiuterà, diciamo, a valutare la questione sotto il profilo giornalistico. Dottoressa Catania, io vorrei iniziare proprio da lei. Allora, giustamente è difficile, ce lo siamo detti anche telefonicamente prima di registrare questa puntata, che è chiaramente complicato fare una valutazione psicologica senza diciamo, avere contezza, e quindi parlare direttamente con la persona in questione. Quindi, diciamo, le toglierò dall'imbarazzo di farle una domanda diretta sul profilo psicologico della persona che parrebbe si sia resa protagonista di questa efferata uccisione nei confronti dell'orso. Quello che invece vorrei capire da lei è una questione diversa, ovvero, guardi, noi in questi giorni abbiamo ricevuto centinaia di email da parte di tantissime persone che, diciamo, glielo traduco in un linguaggio, come dire, educato e consono a una fascia oraria come la nostra. Sostanzialmente ci dicono: se quel personaggio ha fatto una cosa del genere è un soggetto socialmente pericoloso, cioè può fare del male anche alle persone. Ora, non entriamo nel caso specifico, io le faccio una domanda più generica. Secondo lei, dottoressa, in base alla sua esperienza, una persona che
diciamo si rende protagonista, parlo in generale, si rende protagonista di una cosa del genere, quindi di una, di un'uccisione efferato di un animale in modo così deliberato e senza magari un particolare motivo, può o non può essere una persona anche pericolosa a livello sociale, per esempio per persone più deboli tipo bambini o anziani? Parlando chiaramente in linea generale, come hai anticipato, l'elemento che in questa storia, ma che nella storia in generale della violenza sugli animali è abbastanza ricorrente, è il fatto che la violenza stessa su un soggetto indifeso, quindi un animale in primis, ma anche su soggetti che possono avere altre caratteristiche che le rendano vulnerabili, è sicuramente un predittore di un comportamento potenzialmente aggressivo, di un agito potenzialmente aggressivo. Quindi in linea generale la violenza sugli animali, ce lo racconta anche la letteratura scientifica in merito, soprattutto diciamo se perpetrata in età infantile in modo chiaramente diciamo proporzionalmente diretto, se comunque agita anche in età adulta, è possibile sia predittore poi di una violenza perpetrata anche su diciamo soggetti di altro tipo, quindi non animali ma possibilmente soggetti umani. C'è da dire che nel caso di specie, diciamo, la forte connotazione sgradevole della vicenda è la strategia utilizzata per reagire alla paura, diciamo alla paventata paura, quello che almeno ci racconta il soggetto, alla paventata paura di essere aggrediti. Cioè era davvero l'unica strategia possibile, quindi la violenza, l'uccisione di un altro essere umano in quel momento non direttamente aggressivo, certo, era davvero l'unica possibilità. Certo, è chiaro, assolutamente chiaro. Riavvolgiamo un attimino il nastro, torniamo a quel settembre del 2023. È l'ultimo giorno di settembre, immediatamente questa notizia, cioè dell'uccisione dell'orsa marena, arriva su tutti i media, prima regionali e poi nazionali. Servizio di Eric Montalbano e Veronica Ruggero. Si sono chiuse le indagini sull'uccisione dell'orsa amarena. L'uomo che ha sparato all'animale potrebbe dover rispondere alle accuse di uccisione di animali aggravata da crudeltà ed esplosioni pericolose in luogo abitato. Una storia che ha lasciato tutti senza parole e che ha mosso le coscienze, anche le più severe, del mondo animalista. L'avviso di chiusura indagini è arrivato dopo che il PM Maurizio Maria Cerrato ha esaminato la perizia balistica. Quest'ultima avrebbe confermato, sulla base di quanto diffuso dall'OIPA, come l'indagato abbia effettivamente sparato per uccidere, non per errore o semplicemente per spaventare l'animale. Inoltre, secondo quanto trapelato e diffuso dalla stampa locale e nazionale, la perizia avrebbe accertato essersi trattato di una fucilata intenzionale ed esplosa da una distanza ravvicinata. Amarena è stata raggiunta da un proiettile calibro 12, sparato da una carabina che l'ha colpita dritta a un fianco, perforandole il polmone e causandone la morte per dissanguamento. Non solo, la procura ha confermato a chiare lettere che l'orsa al momento dello sparo era assolutamente innocua. A intervenire sulla vicenda anche a gran voce le associazioni animaliste che dopo l'uccisione hanno organizzato manifestazioni e sit-in per non far calare il silenzio sulla morte dell'orso marsicano. Le associazioni animaliste hanno annunciato immediatamente dopo il fatto di volersi costituire parte civile nel processo contro la mano che ha sparato il proiettile, reo di aver ucciso Amarena davanti ai suoi due cuccioli. Severa l'OIPA, che aveva commentato a caldo sostenendo che la tragedia è una delle conseguenze della caccia alle streghe che alcune amministrazioni locali hanno aperto in Italia nei confronti di orsi e lupi. Il WWF Italia ha puntato invece alla richiesta di un aumento delle pene ad almeno 5 anni, sia per avere una maggiore deterrenza, sia per rendere comunque possibile l'applicazione delle pene finali in caso di condanna dell'autore del reato. In tutto questo hanno trovato spazio la preoccupazione e le perplessità esposte pubblicamente dal Parco Nazionale d'Abruzzo per la perdita di un'orsa ancora prolifica come Amarena, un dramma per la conservazione della popolazione dell'orso bruno marsicano, sottospecie unica al mondo, che conta oggi solo 60 individui.
Dottore Sario Fico, lei è il medico veterinario forense che ha fisicamente eseguito la necroscopia su incarico della Procura della Repubblica di Avezzano, PM Maurizio Maria Cerrato, sul cadavere dell'orsa marena per appurare ovviamente come sono andate le cose. Io credo che la cosa fondamentale, il passaggio fondamentale è capire se l'animale al momento dello sparo era o non era un animale aggressivo, perché secondo me questo ovviamente lo dico io, sposta notevolmente tutto l'aspetto, diciamo tutto l'iter processuale che verrà. Naturalmente noi siamo garantisti, per l'amor del cielo, quindi sicuramente il presunto colpevole è innocente fino a giudizio di terzo grado e ci mancherebbe altro. Dottor Fico, secondo lei, se in base alle sue valutazioni, l'animale era o non era aggressivo al momento dello sparo? Allora, noi medici veterinari forensi abbiamo il compito fondamentale sia sulla scena del crimine, sia con l'autopsia del cadavere dell'animale, di stabilire se la narrazione dei fatti corrisponde poi ai fatti reali, no? Quindi in questo caso, nei casi di uccisione di colpi d'arma da fuoco, sulla scena del crimine e sul corpo dell'animale si deve ricostruire la dinamica dell'evento. Certo. Quindi è un lavoro fondamentale di balistica terminale, questo è il termine corretto, nel quale si vede dalla traiettoria del proiettile, alla distanza di tiro che compie il balistico, la posizione dell'animale rispetto allo sparatore. Certo. In questo caso il colpo, come è stato già scritto sin dai primi momenti per le radiografie effettuate presso l'Università di Terme, poi diciamo risulta essere stato inferto lateralmente all'animale. Okay. E quindi chiaramente rispetto alla posizione dello sparatore sembra che non ci sia un movimento di aggressione nei confronti della persona. Questo okay. La risultanza. Le faccio anche un'ulteriore domanda, perché secondo me anche questo è interessante ma non diciamo risolutivo. L'animale, secondo la sua valutazione, al momento dello sparo era su due zampe o su quattro zampe? Dico questo a beneficio dei telespettatori perché ovviamente se è a due zampe verosimilmente un animale, parliamo dell'orso diciamo in particolare, era in una situazione sicuramente più aggressiva. Diciamo che verosimilmente se l'animale fosse stato su quattro zampe, verosimilmente dottore, perché come sappiamo insomma questo non è certamente la verità assoluta, però verosimilmente non dovrebbe aggredire nel momento in cui si trova su quattro zampe, anche se non è detto. L'animale secondo lei era su due zampe o su quattro zampe? Dalla posizione della ferita sicuramente su quattro zampe, perché l'altezza okay. da terra diciamo della ferita era per un animale che era non in posizione verticale ma diciamo orizzontale su quattro zampe. Certo. Certo, beh, insomma questo è chiaramente un aspetto importante, poi ripeto diciamo ci sarà la difesa e l'accusa che in dibattimento discuteranno tutti i vari aspetti, però già il fatto di partire su questi presupposti insomma già danno una chiara indicazione sul percorso processuale che ci sarà. Ora io vorrei fare un attimino un cappello alla situazione. Allora noi viviamo in Abruzzo, Veronica Ruggero, e in Abruzzo naturalmente siamo pieni di parchi regionali e parco nazionale, e viva Dio aggiungerei, anche perché è il nostro petrolio, diciamo così. Quindi naturalmente una sorta di convivenza noi la dobbiamo mettere in conto, è evidente che sia così. Ora, penso che sia arrivato anche un pochettino il momento di sdrammatizzare un pochettino su quelle persone che hanno paura o che dicono no, ma io di incontrare un animale selvatico per la strada o vicino casa io ho paura, perché secondo me è demagogico dire no, sono gli animali, dobbiamo lasciar fare, pure se arrivano sotto casa non è un problema. No, questo ovviamente credo che sia un discorso, mi prendo la responsabilità di dirlo, demagogico, perché ripeto ci sono anche persone che hanno paura di incontrare cani per strada. Allora Veronica Ruggero, come ne veniamo a capo, qual è l'equilibrio tra il fatto di giustamente rispettare e conservare degli esseri senzienti e il fatto che ci sono delle persone che hanno paura? Perché è evidente che in questa situazione, ora questa persona che ha sparato si accerterà il motivo, ma sicuramente c'era della paura dietro a quello sparo. Poi se questa cosa è, diciamo, come dire, volontaria, involontaria, legittima difesa, questo insomma lo vedremo. Come ne veniamo a capo, dottoressa? Allora, io penso che la prima cosa innanzitutto sia capire che queste notizie sono un caso, no? Cioè non generalizzare
l'accaduto, perché non sempre, queste come altre che insomma sono state diffuse, non sempre l'orso aggredisce, non sempre si è in una situazione. Importantissima secondo me è la sensibilizzazione e la comunicazione sui comportamenti, no? Da tenere nel caso in cui ci si avvicini oppure ci si trovi, anche pur non volendo, in un incontro diciamo con animali di fauna selvatica che non tutti conoscono. Del resto è chiaro che anche un cane può aggredire e un Doberman può fare gli stessi danni, in realtà non perché sia aggressivo ma per stazza e comunque perché ha una mandibola particolare, può fare gli stessi danni, non dico di un orso, ma comunque può uccidere. Quindi ogni giorno noi ci troviamo volendo in situazioni, certo, di pericolo, anche attraversando la strada. Quindi è necessario, secondo me, un'attività di sensibilizzazione e di comprensione. Cioè quando si va in determinati luoghi, io sono molto per il rispetto della natura, no? Rispetto della natura significa anche informarsi sui comportamenti da tenere nel caso in cui. È, certo, come quando si va a cercare funghi, molte persone si avventurano e poi si perdono nel bosco perché magari non hanno una conoscenza del territorio, non hanno visto le cartine prima, non si sono informati. Quindi l'informazione secondo me è la prima cosa. In secondo luogo è avvicinarsi a un terreno avendo consapevolezza di quello che si fa, certo, quindi certo, quando si va in un contesto in cui ci sono gli orsi ovviamente bisogna essersi prima informati su quanto bisogna fare nel caso in cui. E poi una cosa importante che non tutti sanno è che scappare, comunque avere dei comportamenti, certo, predatori, ovviamente non è intelligente, no? Cioè, anche se capisco che il sangue freddo a volte viene meno ed è difficile, però spesso noi facciamo proprio il contrario di quello, sì, che sì. Purtroppo sì, no? È chiaro, insomma, giustamente Veronica Ruggero ci dice ci vuole un attimino di sensibilizzazione e di raziocinio su questi aspetti. Dottoressa Catania, noi da fonti giornalistiche, qui poi abbiamo il dottor Fico a cui dopo chiederemo conferma, abbiamo diciamo avuto contezza e ricevuto informazioni del fatto che questo soggetto, che è ex indagato, ormai praticamente imputato, perché c'è stata una richiesta di rinvio a giudizio immediato, che tradotto lo faccio io, vuol dire che non ci sarà il passaggio all'udienza preliminare, ma si andrà direttamente a giudizio. Dicevo, questa persona avrebbe, secondo le diciamo indiscrezioni che provengono dalla procura, creato dei bossoli modificati. Che cosa sono dei bossoli modificati? Praticamente si prende un bossolo di un'arma, si fanno delle modifiche che ovviamente eviterò di dire, insomma, giustamente per dare informazioni, per evitare di dare informazioni sbagliate in televisione, si fanno delle rettifiche, delle modifiche a questo bossolo per renderlo più aggressivo, cioè che significa di fare più danno nei confronti dell'animale nel caso specifico. Dottoressa Catania, secondo lei una persona che si mette a modificare i bossoli, perché lo fa? Cioè qual è il profilo psicologico di un soggetto, parlo in generale, non del caso specifico, ma qual è il profilo psicologico e se vogliamo anche criminologico visto quello che è accaduto? Sicuramente io penso che ci sia alla base proprio una desensibilizzazione alla crudeltà, cioè l'agito che io pongo in essere, che io sia magari un semplice cacciatore, quindi io lo faccia per sport, o che sia un soggetto che utilizza un'arma per difesa personale, in questo caso a quanto pare, no? Avendo avuto paura che l'orsa potesse in qualche modo ledere al pollaio, quindi creargli dei danni, lo sparo sarebbe stato in qualche modo la soluzione, no? Quella più comoda a questo punto per questo signore, per ovviare a questo problema. E diciamo, l'elemento in più è il fatto che io utilizzo un'arma che è palesemente più letale e più dannosa di quello che dovrebbe essere, e questo in qualche modo vuol dire che se io utilizzo delle cartucce modificate che fanno più male, forse c'è un'intenzione dietro di arrecare un dolore, una sofferenza, o comunque di rendermi più letale possibile quando effettivamente poi utilizzo quell'arma. Quindi è chiaro che questo elemento è stato valutato nel caso di specie come un elemento di crudeltà, quindi è stata contestata anche la crudeltà a questo, sì, signore, e mi sembra evidente, sì, che chiaramente siamo nei margini proprio per poterla contestare, ma in linea generale vuol dire che chi utilizza questo tipo di cartucce tenta di operare un potere, un controllo, una sorta di sofferenza totalmente inutile all'animale che in quel momento sta cacciando, sta uccidendo per un motivo
che tendenzialmente è un motivo forse superfluo. Certo, lei dice probabilmente può essere anche un, diciamo, una motivazione futile, perché beh, in effetti se uno un pochettino ci va ad analizzare un pochettino la cosa, uno dice io mi modifico il mio proiettile perché diciamo mi sento in qualche modo più forte, no? Quindi vado in spregio a quello che eventualmente i danni che posso causare. Questo sicuramente, lo ha detto lei, dottoressa, è un elemento aggravante che giustamente va contestato. Veronica Ruggero. Sì, io volevo fare una domanda al dottor Fico, sì, che è certamente un esperto, insomma, di animali. Volevo capire cos'è che spinge la fauna selvatica a uscire dal suo habitat, no? E a incontrare l'uomo, e soprattutto che cosa avviene in questi incontri a livello anche emotivo, emozionale. Allora, diciamo che il problema è inverso, nel senso che siamo noi che entriamo nel mondo degli animali selvatici, no? Beh, abbiamo degli esempi, però anche ultimamente, se parliamo per esempio di cinghiali, stanno entrando nelle città, stanno entrando nei luoghi abitati dall'uomo, no? Sono problemi molto complessi questi. Quello dell'orso è un problema molto complesso perché l'educazione alla convivenza deve partire dalle scuole elementari, perché altrimenti non se ne viene fuori. È inutile cercare di convincere un ragazzo che di 13-14 che ha in famiglia un allevatore danneggiato oppure qualcuno che è cacciatore e considera l'orso una potenziale preda in particolari situazioni. Le faccio l'esempio: io dagli anni 80 ad oggi ho effettuato gran parte delle autopsie degli orsi bruni marsicani. Mm-hmm. Gran parte sono stati uccisi con colpi d'arma da fuoco, soprattutto negli anni 80, quando fu introdotto il cinghiale in Abruzzo, sì, comunque sì, divenne più frequente. Sì. La reintroduzione, no dottore, ci fu una... Il rilascio a scopo venatorio dei cinghiali, esatto, provocò in 3 anni l'uccisione di 22 orsi marsicani. Certo. Cioè una cifra... Decisione, diciamo, scellerata, scelleratissima secondo perché il nostro parere. Purtroppo rilasciamo gli animali e poi non pensiamo alla loro gestione, questo è il problema. Allora, a scopo venatorio... Si crea un disequilibrio, evidentemente. Esattamente, e la stessa cosa, apro una piccola parentesi sul Trentino. Prego. Perché mi sono occupato anche delle aggressioni, no, delle interazioni aggressive fra orsi e persone in Trentino, anche su incarico del Ministero dell'Ambiente, e lì è palese che c'è stato un mancato processo di educazione alla convivenza con gli orsi, cioè certo, non è stato introdotto un topo ragno, è stato introdotto certo un carnivoro per lo più vegetariano di 200-300 kg. E la popolazione nel corso di 10-15 anni doveva essere preparata, certo, a convivere, no? Certo. E il problema dell'orso marsicano è sovrapponibile, nel senso che anche lì la piana del Fucino è una fonte alimentare immensa per gli orsi, concentrata, ecco perché Amarena ha prodotto 4 cuccioli, perché certo si nutriva bene, no? Certo. E allora anche lì, se nelle scuole del Fucino non si comincia a educare, a istruire da bambini come si convive con l'orso, questi episodi si ripeteranno. Assolutamente. Tengo solo a dire che buona parte degli orsi marsicani morti per altre cause, alla fine avevano dei pallini nel corpo. Quindi già erano stati... Esatto, quindi come vedete c'è un gap su questo problema. Dottor Fico, lei credo che abbia diciamo aperto una questione secondo me molto rilevante, cioè il fatto di avere contezza di quale è il nostro petrolio, cioè il petrolio della nostra regione, il petrolio dell'Abruzzo, perché se noi pensiamo e ipotizziamo di far competizione, di metterci a competizione con nazioni come la Cina, il Giappone o gli Stati Uniti a livello tecnologico, probabilmente non abbiamo capito nulla di quello che sarà il nostro futuro e soprattutto delle nostre future generazioni. Cioè, credo che lei ci voglia dire, cerco di tradurre, è se non arriviamo a sensibilizzare le nuove generazioni e anche le attuali generazioni sulla questione diciamo di convivenza con gli animali selvatici, non se ne verrà mai a capo. Dimostrazione di questo è il fatto che lei ha trovato, come diceva, in tante carcasse dei pallini, cioè tradotto vuol dire che dei cacciatori o comunque delle persone in generale, diciamo non c'è nulla contro i cacciatori, avevano già provato o a disincentivare l'animale ad andare in un determinato posto, perché è chiaro che non si abbatte un orso con un fucile a pallini, ma è chiaro che si disincentiva ad andare in un determinato posto.
Ora su quello le narro a proposito sempre educazione alla convivenza, sarò rapidissimo. Molto spiegato. Perché siamo allora, negli anni 80 ero nella commissione per l'abilitazione dei cacciatori di selezione della regione Abruzzo e all'esame feci vedere, coprì con delle foglie di carta la foto di un orso marsicano mostrando solo il fianco, no, dell'animale. Tutti i cacciatori mi dissero che era un cinghiale, perché è facilissimo confonderlo in particolare. Tra cinghiale. Allora, se il cacciatore non viene educato a rendersi conto, per altri aspetti, che davanti può avere un orso, soprattutto in situazioni di scarsità di luminosità, e non esclusivamente un cinghiale, ecco che poi si produce quel danno. Di abbattimento. Assolutamente. Anche, diciamo. Grazie dottor Fico. Dottoressa Roberta Catania, un ultimo passaggio da lei in modo abbastanza stringato perché, come dicevo anche al dottor Fico, siamo in chiusura. È un fatto di educazione, è un fatto di formazione delle vecchie generazioni e delle nuove generazioni. Come ne veniamo a capo, dottoressa? Cosa dobbiamo fare nei confronti soprattutto delle nuove generazioni? Siamo sempre più davanti anche dalle cronache che ce lo raccontano a episodi di violenza sugli animali, quindi io credo che sia un problema che vada affrontato a 360 gradi, quindi tanto nelle zone come l'Abruzzo dove diciamo gli animali selvatici sono all'ordine del giorno a contatto con gli esseri umani, ma io penso che bisogna partire anche dagli animali domestici, quindi anche dagli animali che sono con noi effettivamente in casa e sensibilizzare a partire dalle scuole primarie al contatto con l'animale, la sensibilizzazione a sviluppare un'empatia, sviluppare un contatto che sia un contatto vitale, un contatto umano, mi sento di dire, con i pelosi che in qualche modo poi abbiamo tutti i giorni con noi. Sì, perché probabilmente lei ci vuole dire che la sensibilizzazione umana dei bambini equivale poi a una sensibilizzazione degli animali in genere anche per il futuro e quindi anche degli animali selvatici. Penso che tradotto ci voleva dire sostanzialmente questo. Esatto. Ribadisco, non dobbiamo demonizzare, io questo diciamo lo sottolineerò sempre, non dobbiamo demonizzare chi ha paura degli animali selvatici, perché ci sono persone che legittimamente diciamo hanno paura di questa cosa e credo che su quelle paure magari, dottoressa, ci dica lei, probabilmente si può anche un pochettino lavorare volendo, si no? può, si deve lavorare assolutamente, è chiaro che però nel senso per quanto uno ci possa lavorare poi non tutti riescono in qualche modo a uscirne in maniera totalmente ecco funzionale, quindi comunque bisogna considerarli. Assolutamente. Un'ultima battuta, dottor Fico, secondo lei come si evolverà questo processo? Guardi, quello che ho riferito ovviamente è tratto soprattutto ed esclusivamente, dovendo rispettare il segreto, diciamo la riservatezza legata all'indagine, quello che è emerso sin dai primi momenti ed è stato diciamo espresso sui media. Come evolverà? Questo dipende ovviamente dalla ricostruzione dei fatti che verrà fatta dalle perizie e poi l'avvocato difensori. Faranno il loro lavoro cercando dei punti deboli nelle perizie che credo non ci siano. Perfetto. Grazie dottor Rosario Fico per essere intervenuto, ci ha fatto molto piacere, si consideri autoinvitato anche per in futura trasmissione, sicuramente la ricontatteremo. Grazie dottoressa Roberta Catania che insomma ci ha dato la disponibilità malgrado in brevissimo tempo. Grazie dottoressa Veronica Ruggero, autrice e giornalista. Noi ci vediamo alla prossima puntata, mai contro, mai senza chimera. A presto. Il Barber Shop Mancini è un nuovo concetto di barberia dove esperienza, innovazione e puntualità sono i nostri punti di forza. Offriamo anche prestazioni di eccellenza uniche nel territorio, quali Air Tattoo e barba con vaporizzazione e ozonoterapia. Il Barber Shop Mancini è il luogo ideale per chi ama prendersi cura dei propri capelli, barba e del proprio tempo. Ci troviamo in via Mazzarini numero 47 ad Avezzano. Barber Shop Mancini. Thank you.
Io mi chiamo Roberta, ho 36 anni e sono mamma di Gabriele e di Leonardo, di 7 e 2 anni. Lavoro in eccellenza medica fin dalla sua fondazione e ad oggi ricopro il ruolo di manager. Oltre il 75% delle persone che lavorano qui sono donne ed hanno meno di 40 anni. La ricerca scientifica negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, soprattutto nel campo della medicina. Chiaramente questi enormi progressi sarebbero del tutto inutili se non fossero accessibili a tutti. Ed è proprio questo che noi facciamo in eccellenza medica. Mettiamo a disposizione di tutti i cittadini le più efficienti ed avanzate tecniche di cura erogate da professionisti di altissimo livello, selezionati da noi con estremo rigore. I nostri pazienti possono prenotare le proprie cure mediche attraverso i nostri professionisti, dal loro smartphone o dal loro PC, senza perdite di tempo, in modo veloce ed intuitivo. Ci dedichiamo ai nostri pazienti sicuramente con amore, con passione, ma soprattutto con tanta comprensione. Parlando dei nostri risultati, solo lo scorso anno si sono rivolti ad eccellenza medica oltre 36.000 persone, anzi 36.000 più uno, cioè io, perché io e la mia famiglia ci fidiamo dei nostri medici.